In occasione del Giorno della Memoria, il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino ha proposto una serata musicale incentrata sulle composizioni scritte nel Lager di Terzin. L'appuntamento è stato organizzato con il Comitato Resistenza e Costituzione, l'Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza, il Centro Internazionale di Studi Primo Levi e la Comunità Ebraica di Torino. È un progetto per ricordare che in quel campo di concentramento non c'era solo musica e teatro, che in quel campo di concentramento c'era la violenza, la sopraffazione dei 15.000 bambini che sono stati accolti. La parola è un po' curiosa, a Terezin ne sopravvissero soltanto 100 e nessuno di loro aveva meno di 14 anni.